Sì, sono contento. Abbiamo fatto una manovra economica in un momento complicato dove però più di 2 miliardi per il trasporto metropolitano, per l'allungamento della metropolitana a Roma. Altri investimenti che si vedono poco, ma che voi tornando a casa o tornando in azienda oggi pomeriggio toccate con mano. 700 milioni per il raddoppio dell'acquedotto del Peschiera, altrimenti Roma rischiava di rimanere all'asciutto nei prossimi anni. Ieri ero a Civitavecchia, che non dovrà più essere provincia o periferia dell'impero. 35 milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture per un polo logistico di eccellenza a Civitavecchia è qualcosa che farà bene all'economia di tutto il Lazio. Penso a un tema di cui magari qualcuno quando si parla di Regione Lazio si occupa poco, invece per me e per la Lega sarà una priorità. L'agricoltura, l'agroalimentare, Roma, la sua provincia, il suo territorio, il Lazio, sono una delle eccellenze dell'agroalimentare italiano come superficie, come qualità, come estensione. Ecco, questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore, anche visti i blitz che arrivano da Bruxelles, dove cercano di imporre un modo di vivere, di lavorare e di mangiare, contrario alla nostra storia, alla nostra cultura, alla nostra salute, al nostro benessere. Quindi mettere al centro anche uno sviluppo agroalimentare significa lavoro e significa